In questo video analizzeremo le principali caratteristiche del notturno opera 9 numero 2 di Frédéric Chopin. Queste caratteristiche sono la differenziazione fra la melodia e l'accompagnamento, l'uso dell'ornamentazione per la realizzazione delle frasi variate e l'uso del rubato per la declamazione. Ascoltiamo ora la prima frase tematica. Che cos'è il notturno? È una melodia accompagnata ispirata al bel canto italiano, dal quale prende la declamazione, l'ornamentazione e il rubato. Iniziamo con lo studio dell'accompagnamento. Chopin faceva studiare ai suoi allievi la parte della mano sinistra, quindi l'accompagnamento, distribuendola fra le due mani. Alla mano sinistra era affidato il basso, mentre alla mano destra gli accordi. Tutto ciò perché il risultato finale assomigliasse ad un coro di chitarre. Quindi, la melodia deve essere immaginata come espressione del bel canto. Chopin amava molto il canto e invitava i suoi allievi a cantare ed andare all'opera per ascoltare i grandi cantanti dell'epoca, in particolare Giuditta Pasta, una soprano che era esponente della scuola italiana. Per declamare con suono bello e variato le note della melodia, è necessario timbrarne ciascuna con una differenza rispetto alla precedente e alla successiva. Per orientarsi è fondamentale leggere con estrema attenzione le indicazioni di fraseggio, le piccole legature che, unitamente all'ornamentazione, variano nelle diverse ripetizioni delle frasi. Ad esempio, in questo passaggio della frase iniziale, il sol dovrà essere affondato, timbrato con una certa intensità. Il consiglio è di usare, secondo l'indicazione di Chopin, il quarto dito, che per lui era il dito più sensibile. Dopodiché, le note successive dovranno essere calcolate sulla base della sonorità rimanente. Eccetera. Arrivati al gruppetto, c'è una diteggiatura che, suggerita da Chopin, consiglia di partire col terzo dito. Si può utilizzare questa diteggiatura, si può anche utilizzare il primo dito, pollice. L'importante è che l'inizio del gruppetto sia ben declamato e che ci sia una spinta, diciamo, senza trattenere, quindi per arrivare alla conclusione di questo passaggio, cioè per arrivare al do acuto, senza fare questo che spezza l'intenzione. Quindi, sia partendo con il terzo, sia partendo col primo, sempre la direzione in diminuendo e senza esitazioni. Arrivati alla misura conclusiva della prima frase, abbiamo un fraseggio molto dettagliato che comprende tre legature.
Allora, il suggerimento è di studiare aumentando la distanza, cioè esaltando lo spazio fra le varie legature, naturalmente nello studio, per capirne bene la scansione. E poi, sempre in relazione a quanto scritto, cercare di concludere la frase senza rallentare. Concludere in tempo. Andiamo avanti e ascoltiamo l'elaborazione con l'aggiunta di ornamentazioni. Nella prima elaborazione del tema, a battuta 5, troviamo l'aggiunta di due abbellimenti. Questi abbellimenti non devono essere pesanti, quindi vanno suonati con una diteggiatura il più possibile confortevole, io consiglio 2-4-3, e devono essere più leggeri rispetto alle note reali. Subito dopo, a battuta 6, il fraseggio diventa molto articolato. E questo tipo di articolazione serve a rendere il carattere ansioso del passaggio. Abbiamo anche una diteggiatura che piaceva molto a Chopin, che è quella del 4 che scivola. Sul re bemolle do usiamo sempre il quarto dito. Si può anche usare 4-3, però questa è una diteggiatura originale. Gli accenti che sono segnati nell'articolazione A2 devono essere abbastanza evidenti, quindi partiamo da un piano, ma poi facciamo scendere il peso sulla prima delle due note legate. Subito dopo, a battuta 7 troviamo un trillo. Il trillo arriva in questo modo. Se noi suoniamo con 3 e poi ancora 3, La Sol, possiamo partire con il 2 direttamente sul trillo. Se vogliamo suonare 3-2, dobbiamo separare un po' di più. C'è ancora un'altra soluzione che è una soluzione autorizzata, nel senso che è presente e che è un'indicazione di Chopin in molti casi anche legata proprio a questo notturno, proprio perché lui non suonava mai due volte la stessa cosa. All'inizio del trillo possiamo aggiungere una nota di preparazione. Lo possiamo fare qui o in ripetizioni successive, anche più di una volta volendo, che significa aggiungere il Mi bemolle quadro prima della partenza del trillo, per rendere più dolce l'inserimento di questo abbellimento. Alla fine della frase abbiamo di nuovo il salto come la prima volta, poi delle note con legature a puntino che devono essere ben declamate inizialmente, quindi. E poi questo segno che in realtà potrebbe essere suonato insieme al battere della sinistra, quindi insieme alla nota della sinistra, invece di. Però naturalmente sempre dopo la conclusione della frase deve essere in tempo, non bisogna tirare indietro, non così, ma. Poi possiamo respirare.
battuta 9 inizia il ritornello, che si presenterà due volte all'interno del nostro notturno. Il carattere di questo ritornello è più intimo, c'è una poesia molto più interiore. Quando all'interno di questo ritornello troviamo una successione di note che si ripetono, di note uguali che si ripetono, cerchiamo di non rallentare. Alcune edizioni, compresa quella di Miculi, che vedete qui perché abbiamo utilizzato nello schermo quell'edizione per le indicazioni, alcune edizioni appunto portano poco ritardando. Io vorrei farvi vedere la nuova edizione, che è il frutto di un lavoro durato molti anni, un'edizione che è stata curata da un gruppo di studiosi, dei quali Echier faceva un po' il capofila, che invece non presenta questa indicazione nella seconda volta. In effetti, a mio modesto avviso, questo non volere ritardando serve proprio a non spezzare la continuità della frase. Prima della ripresa, quindi prima della ripetizione della frase principale, con nuove elaborazioni, abbiamo una misura nella quale una successione, una concatenazione di armonie può essere resa molto interessante avvalendosi di un'indicazione scritta da Chopin, che è un respiro. Per studiare questa battuta, che è la battuta 12, possiamo, come in precedenza, enfatizzare la separazione tra le varie legature. Naturalmente, una volta compresa la chiusura della frase precedente e l'avvio, quindi il levare della frase successiva, possiamo unire il tutto . Eccoci arrivati alla seconda elaborazione del tema principale. Chopin aggiunge qualche nota per caratterizzare meglio la nota di canto. Naturalmente, queste note, per sortire l'effetto desiderato, devono partire insieme al basso, quindi vanno suonate in battere. Alcune testimonianze suggeriscono di scegliere dei tempi via via più tranquilli nell'esecuzione del notturno, man mano che si ripresentano le frasi principali, per caratterizzare meglio l'aspetto patetico al quale tende tutta la scrittura. È un'indicazione che non è provata in modo autografo da nessuna indicazione di Chopin, però cerchiamo di mantenere il carattere elegante comunque via via che le note di ornamentazione e gli arabeschi si presentano con maggiore frequenza. Parliamo ora di un altro elemento caratteristico di tutta l'opera di Chopin, che è il rubato. Il rubato, che si ispira al bel canto italiano, in Chopin può essere risolto in differenti modi. In questo caso noi parliamo di un rubato nel quale, secondo una indicazione di Liszt, il basso deve rappresentare l'albero, quindi il tronco, e le foglie sono le note della melodia che si muovono, fremono, mosse dal vento. Questo significa che la melodia è libera di utilizzare più o meno valore su alcuni suoni a vantaggio o a scapito del suono successivo per rendere meglio l'espressione della frase. Tutto ciò naturalmente sotto la guida della mano sinistra, quindi dell'accompagnamento, che conserva una perfetta aderenza alla pulsazione. Non è semplice questo agire con libertà. Molto più semplice è un altro tipo di rubato nel quale entrambe le mani tendono ad allargare e riprendere il tempo. Questo è a tempo.
Questo è il secondo tipo di rubato nel quale entrambe le mani flettono l'andamento. Questo è il rubato che vogliamo prendere in considerazione in questo caso. La mano destra, quindi, agisce con la maggiore autonomia possibile nel rispetto della pulsazione generale e quindi osserviamo una dislocazione delle due mani, che è un elemento già visto anche nella musica scritta in precedenza. Pensiamo per esempio alle composizioni di Rameau, le composizioni di Couperin per clavicembalo, dove per mettere in risalto un certo suono lo si suonava leggermente dopo. Questo può essere una sorta di antenato del rubato moderno. Allora cerchiamo di controllare questa pulsazione della sinistra lasciando una certa libertà alla mano destra, senza rendere il tutto naturalmente eccessivo, però deve essere, è un elemento caratteristico, quindi deve essere rappresentato. In prossimità della cadenza il tempo diventa più rapido. Per realizzare al meglio il carattere appassionato e patetico di tutto questo passaggio. Chopin, nella battuta in cui scrive le ottave per la mano destra, indica stretto, quindi è lecito pensare appunto che l'interpretazione di questo passaggio debba essere piuttosto infervorata. Prima del trillo, creiamo un sottofondo sonoro su questa dominante con la mano sinistra che suona le note di un arpeggio spezzato in forte. Ci sono diverse diteggiature che si possono utilizzare per questo passaggio. Una prevede l'uso di 5-1-3, l'altra 5-5. Io personalmente preferisco la seconda versione perché una volta preso il basso e quindi timbrato il basso con carattere, la mano si disloca facilmente sulle due posizioni successive. Dicevo,
All'inizio di questa cadenza, di questo trillo, dobbiamo stare attenti a due elementi. Uno è non partiamo troppo tardi dopo aver preso il si bemolle, quindi. Perché il trillo deve nascere dal nulla, e questo è il secondo elemento, deve essere suonato pianissimo, se possibile pianissimissimo, inizialmente, e crescere rispettando quello che viene indicato da Chopin, cioè durante i due terzi, diciamo, del trillo c'è il crescendo e poi nella terza sezione c'è il diminuendo che ci porta alla conclusione, sempre più rallentando e smorzando. Allora, il nostro trillo parte anche non per forza a tempo, può partire leggermente sotto tempo e in corrispondenza del crescendo anche accelerare. Dopodiché, rallentando, non lo farei partire dal trillo, ma dalle note successive al trillo, quindi la conclusione, una volta finito, e poi a seconda della sonorità. Cerchiamo di rallentare senza sfaldare la frase. Un'altra cosa che potremmo aggiungere è che il passaggio della cadenza, quindi il trillo, che ha questa ripetizione della dominante, questo si bemolle, deve essere studiato con varianti. Si possono studiare varianti da prima, varianti nel senso di spostamento di accenti, quindi partendo da una velocità più ridotta, andando a una velocità più rapida, sempre con lo stesso spostamento di accenti, sulla prima, sulla seconda, sulla terza, sulla quarta nota. E poi si potrà passare alle varianti ritmiche. Oppure. Dopodiché si potranno raccogliere le note a gruppi. Il trillo può essere diviso pensandolo a gruppi di 3 o gruppi di 4. Nel caso di gruppi di 3 possono essere 4 gruppi di 3, nel caso di gruppi di 4, 3. Allora ci si fermerà a seconda della naturalezza con cui si può pensare alla suddivisione, ci si fermerà sulla prima di ogni gruppo di 3 o di 4, quindi. Oppure, eccetera. E gradualmente si acquisirà l'uguaglianza. Poi si potrà studiare con colori diversi anche, tutto pianissimo, tutto fortissimo, cercando di definire con la maggior chiarezza possibile ogni ripetizione, dando proprio una sensazione di crescendo e diminuendo molto naturale, non forzata, perdendo di vista poi totalmente gli accenti che serviranno solo nella fase iniziale come dei paletti. Per strutturare bene le nostre ripetizioni dal punto di vista proprio della motricità. Il pedale successivo, che cade poi sulla tonica, dura fino alla fine. Quindi cerchiamo di non crescere. Abbiamo un si bemolle nella mano sinistra che è indicato come nota tenuta. Serve per stabilizzare la mano, non perché deve essere accentato. La stabilizzazione fa sì che noi possiamo controllare meglio la sonorità, in modo da renderla il più uniforme possibile. E poi i tre accordi conclusivi, timbrando la nota superiore, quindi questo mi bemolle, e il basso leggermente, creeranno una pienezza, una sorta di curva che ci permette al suo interno di raccogliere bene tutta l'armonia di questa tonalità di mi bemolle maggiore. Bene, penso di avervi detto tutto. Buon lavoro.